beginnen ze hier in Milaan, komen ze bij de stad Pavia uit. Poovlakte. En dan zo snel mogelijk via de Turchino pas naar de kust en dan helemaal de kust langs. Zo, en hier aan het eind krijgen ze dan de Cipressa, de Poggio. En dan zijn ze in Sanremo. Zondag is de 104e editie van Milaan Sanremo. Na een zware winter vol tegenslag kruipt het profpeloton op het zadel voor een koers van bijna 300 kilometer. De oude klassieker is een ode aan het voorjaar en vernoemd naar de lente. It's the biggest one day race in Italy. It's like an opera building to crescendo, you know. Toppi per me era un nemico. È stato un mezzo diavolo. Il fatto che lui si sia dopato o drogato non va perdonato, va punito. Che in primavera si risvegliano tutti gli ormoni, la donna comincia a vestirsi un po' meno e c'è un cambio ormonale con la primavera, no? 100.000 volte meglio poter raggiungere il gradino più alto avendo vinto la gara piuttosto che premiare. Milaan Sanremo is een zenuwenkoers. Het is de hele dag dringen geblazen. Vooral op de laatste smalle wegen op de berg is vlak voor de finish. Maar eerst maar eens Milaan uitkomen en kilometers maken op de Po-vlakte. De Britse sprinter Mark Cavendish won in 2009 in Sanremo. Hij kent alle details van de klassieker. La primavera signifies the beginning of spring, and the story of the race couldn't suit that more. You know, it's cold, it's grey, it's murky. The race starts, the break goes, and then it's kind of just a procession. There's no real wind there. It's just kind of doing the kilometers, you know. And it's not until you're near in the feed zone and the race starts to build up. You go through the feed zone, you hit the Turchino Pass, which is actually the highest point of the race, but it doesn't really have a big bearing, you know. Het is nog kil aan de noordkant van de Turchino. Het is hier zo'n 500 meter boven zeeniveau. Er gaat een ijzige wind door de tunnel. Ik krijg koude handen en stijve kaken. Ik denk terug aan de winter. Het wielrennen had het eigen nest bevuild. Ga ik, als wielerfan, vanaf nu bij iedere pedaalslag denken aan besmette bloedstromen die door opgepompte harten razen? Nee. De liefde voor het fietsen moet de duistere periode overwinnen. Niet de ogen sluiten voor de recente geschiedenis, maar vooral toch vooruit blijven kijken. Zoals het hoort op de fiets. At the top of Turchino Pass, there's a tunnel. And you go through the tunnel, it's dark. And then you come out the other side and you see the ocean. You see blue and that kind of signifies a race. You descend down to the sea and then you hit the coast, you hit the Riviera and you turn right. And that's kind of the beginning of the race. Una canzone di primavera, il più bel fiore sboccia dal sole, chiodono a te, è la promessa di un'alba chiara. The Italian racers love to have a history, to have a story, and the way it unfolds, it's like an opera building to crescendo, you know. An opera has three parts to it, you know. It has a beginning, a middle part, and an end. It has an opening thing to get, an opening sequence to get everybody involved to get an understanding of the story, to just get the ball rolling, get the story rolling, so you know what you're in for. Then it settles down in the middle, and you kind of enjoy the show. It doesn't stop right till the end, and then that's what's incredible about it. Daar in de verte ziet u net het laatste stukje van de Capo Betta. Dat is de afdaling van een vrij steil bergje. Daar komen ze afgeraasd, het peloton.
En dan komen ze hier het dorpje Imperia binnen. En opeens dan wordt het hier in dit weggetje ontzettend smal. Misschien niet breder dan 4 meter of zo. En daar razen ze dan doorheen. Dat is altijd een heel erg spannend moment. Kijk, hier heb je die smalle straatjes in Imperia. Maar het in elkaar schuiven, dat vindt plaats. En als ze vallen, je kunt geen kant op. Per noi vedercela passare di qua. Da quando avevo 3 anni penso di... ce l'ho 60, ci ho visto tante volte. Okay. Il pericolo sono le ammiraglie dopo. Dopo che sono passati i corridori, sì. Le ammiraglie, le macchine con le biciclette sopra, sì. Sono veramente pericolose. Le moto, le ammiraglie passano a una velocità pazzesca. Secondo me prima non c'erano tutte le macchine come adesso che seguono la Milano-Sanremo. Adesso ci sono polizia, moto, macchine, elicottero. Ci sono anche i vigili, non ti fanno attraversare. È un po' pericoloso stare qua sui marciapiedi perché la strada è stretta, però qualche volta qualcuno va a finire nella fontana, là, ma sì? Raramente. Loreto Petrucci won Milaan-Sanremo 2 keer. Dan sta je in Italië normaal gesproken op een voetstuk. Eeuwige roem is je deel. Buonasera, signor Petrucci. Come va? Tutto a posto? Petrucci reed in de ploeg van het fietsenmerk Bianchi, waar Fausto Coppi de grote man was. Sono 60 anni che ho vinto la Sanremo. Sì, lo so. Sì. Ho fatto fare una torta. Sì. Con la scritta c'ho tutti e 3 nipoti. A festeggiare, diciamo. Ah, ok. Sì, sono qui in casa. Bellissima. Eccola qua. Io mi sono permesso, questo lo leviamo. No. 60 anni. Facciamo gli auguri al nonno, eh? Auguri al nonno. Auguri! Auguri al nonno. Ecco per voi. La signorina dov'è? E voi siete fieri al nonno? Sì, certo, molto, sì? Moltissimo. Sì. Tutte le volte che si arriva a casa del nonno ci fa sempre i racconti delle corse, di quanto mangiava durante le corse, sì. Dell'energia dello champagne, del pollo. A Milano a Sanremo. Salute. Toen waren er vrij gauw een paar uitlopers die zich met verbijsterende snelheid naar Sanremo spoedden. Waar de sprint de beslissing moest brengen. De Italiaanse renner Petrucci ging als eerste over de streep. 2 minuten later arriveerde het peloton dat gezien door de telelens haast niet vooruit scheen te komen. Toen het peloton tenslotte moeizaam over de eindstreep was gekomen, had de winnaar Petrucci zijn huldiging al lang te pakken. Ora. È grande attesa per me la primavera, perché è passato l'inverno, con i dolori che ho, con la primavera passano dolori, meno dolori e mi muovo meglio. Queste rose hanno 60 anni, guardi. Questi 60 anni. Alla Sanremo io partivo da Milano con rifornimento pieno nelle tasche, sì. E io portavo 1,5 kg di carne, polpa di vitellone, messa la sera prima sotto limone, sale, olio e un pizzichino di pepe e facevo 10 panini da 1,5 ore. 10? 10, sì. Perché partivo già attrezzato, rifornito. Fino all'arrivo stavo bene. Geminiani. Petrucci. Falzoni. In 51 e 52 era un gregario di Coppi. Non ero gregario. Io, siccome avevo già vinto diverse gare, mm-hmm. E la Bianchi mi fece il contratto per fare le gare in linea per me. E invece loro poi
volevano che io facessi il gregario a coppi e di lì strappai il contratto nel 53. Perché non aveva accettato di fare il gregario a coppi? È stato un mezzo diavolo. Coppi? Santo poco, diavolo di più. Sì, sì. Sa quanti diavolo. Corridori ha pagato per vincere? Un'infinità. Pagava soldi. Volevano le vendessi a lui, che aiutassi lui a far vincere lui. E se per caso vincevo dovevo dire no, no, io non ho vinto, ha vinto Coppi, ho fatto vincere, ma è lui. Io non accettai e mi fecero la guerra, ecco. Quando Coppi ha cominciato a frequentare la Dama Bianca, lui, giovane e sciocco... Contro, perché dicevo, tu rovini una famiglia per una donna. Allora, da quel momento è nata un'inimicizia, perché lui naturalmente ha parlato male della donna che poi lui avrebbe amato. Dici, guardati bene, non è una donna giusta. Parlava è una donna che lo fa per interessi. Ha fatto la guerra perché si è messa contro di me, perché lei le diceva, guardalo lì, ti vuol male, ti vuol far qui, lascialo perdere, è cattivo. E lei le diceva contro di me. Era una storia che Corridori prende la vostra sella. La terza Sanremo la poteva aver vinta, ma un corridore della Bianchi, Pino Favero, aveva l'ordine di anche buttarmi in terra pur di vincere io. Si attaccò alla sella, arrivò al quinto. Nel 54 era la terza in fila, che mi si attaccò al sellino e arrivò al quinto, purtroppo. E venivano tutti contro di me a frenarmi, a stare lì, davanti, di dietro, di lato. Ero come un carcerato che mi ha fatto smettere a 26 anni. A 26? Sì. Perché ci avevo tutti contro. Maria. Sì? Cioè, riprendevami la cravatta, vero? Tira via. Come pensa dal ciclismo oggi? Il ciclismo oggi è un disastro. Un disastro? Perché? Tutto il doping, tutti i giorni salta fuori il corridore d'un pacco. Sì, ma come tanti anni fa, come Coppi, come Merckx, come... Sì, ma ora è una cosa diversa, perché prima veniva preso dei prodotti che li smaltiva subito. Mm-hmm. Simpamina, stenamina, roba leggera. Ora fanno delle iniezioni di sangue, lo levano, rimettono. Mm-hmm. E rischiano anche la salute. E ora, la vita? Ora sì, e non pensa alla salute dei corridori di oggi, pensano a soldi, alla notorietà, alla pubblicità e non alla salute. Mm-hmm. Io l'ho provato un paio di volte e mi dava male, mi faceva male, mi veniva mal di testa, mi faceva andare fuori binario e allora andavo bene da solo. Io usavo la champagne. E bevevo quello, mi dava una carica incredibile. Anche durante Milano Sanremo? Sì. Sì? Due volte? Sì, sì, sì. Ma dove? Vicino al Poggio? A Imperia, a 35 km all'arrivo. Ah, ok. Mi dava una carica incredibile. Petrucci doet laconiek over zijn dopinggebruik. Zo gaat dat als je oud bent. Relativeren wordt een tweede natuur. Maar de belangen in deze mondiale sport zijn nu zo groot geworden dat met doping niet meer te spotten valt. Een topsporter kan niet relativeren. Die denkt dat sport eerlijk is, terwijl die beter moet weten. Wielrennen is zoals het leven zelf. Dus bestaat er in de koers ook bedrog. Mark Cavendish wilde wel wat over kwijt. Ja, it's difficult, you know. It's difficult that... When you're a cyclist, the first thing you're asked about is Lance Armstrong, but... It's how it is. Like, it is frustrating. And by the 10th time, you'll crack. And do you feel... I feel embarrassed for the people who can't see past that. The people who can't understand the difference between past and present, mm-hmm. You know? That's who I feel embarrassed for. Yeah.
because cycling talks about doping in the past, because it actually does something to make sure people aren't doping now, it's seen as a dirty sport. Whereas, surely, if it swept it under the carpet, mm-hmm. like other sports do, and I can put quite a lot of money on that, you know, surely that makes us the cleanest sport. That we actively admit something happened in the past and we're doing something to change it. In entertainment, there's cheats. In business, there's cheats. In every sport, from every nation, in anywhere there's financial gain, there's cheats. If you put the time, the money, the effort into catching cheats, you'll catch them. There'll always be dickheads. Daar gaat het heen, maar eerst nog even de cipres open. Vanaf de kustweg Via Aurelia sla ik rechtsaf. Dit is de Cipressa, de één na laatste klim voor de finish. Ik loop over een smalle asfaltstrook. Dit is een berg met verhalen. Hier kun je Milaan-Sanremo winnen of verliezen. Cipressa is not kind of an average gradient. It goes up steep and then it kind of levels and then actually goes flat in the middle. But then it goes up steep past some olive trees and yeah, for me, that's always a crucial point because it just kicks out the rhythm, you know, and the climbers can go there. That's where most of the guys launch the attack from, you know. Op de top ligt het dorpje Cipressa, een gemeente van zo'n 1000 inwoners. Aan het plein staat een katholieke kerk. Nog een scherpe bocht naar rechts. Het is smal daar, tussen de muren. Don Piero Lanza is de pastoor. Hij is een enorme wielerliefhebber. Buonasera, padre. Buonasera. Come va? Tutto a posto. La corsa ciclistica attira molti, molti tifosi appassionati di ciclismo. Vengono anche il giorno prima e si accampano con le roulotte. Sì. Molto pericolosa è la discesa. Sì, ho visto una curva brutta. Brutta, sì. Quasi sempre c'è qualcuno che cade in questa discesa. Aiuta a educare anche al sacrificio. Per vincere una gara bisogna fare sacrifici. Allora lo sport diventa uno strumento di vita, di educazione al sacrificio, alla gioia, alla vittoria e tutto. Ma così nella vita non si realizzano cose grandi senza sacrificio. No? E pensa a questa, tutti i problemi con doping. Ma se non si può vincere con il doping o con queste sostanze dopanti, perché la vittoria viene non è autentica, non è sincera, no? Uh-huh. Io mi auguro che come tifoso, come amante anche del ciclismo, sia sempre più pulito. È possibile per lei di perdonare tutti i corridori? Cioè se uno è stato diciamo colpito, perché fermato, perché ha usato sostanze dopanti, è giusto che debba pagare. Si perdona alla persona, però il fatto che lui si sia dopato o drogato non va perdonato, va punito, uh-huh. perché questa è giustizia anche per quelli che invece fanno più fatica e corrono senza doping. Uh-huh. Andiamo. Ok. È di Laura? Sì, qui. Ok. È via chi è? Che lo sport deve essere come finalità il manifestare le proprie capacità. Quando io ho preso doping, è ancora un posto per me nella chiesa? Sì, certamente. Sì. Se uno è pentito di aver preso doping e si impegna a non più prendere doping, per la chiesa, per la coscienza, può essere perdonato. Er is eentje voor het hele peloton dat hier gaat passeren. Anche lo sport l'ha voluto Dio come dono per aiutarci a crescere e a crescere sani di mente nel corpo, sì. Ho parlato con Mark Cavendish ieri sera. Uh-huh. Lui mi ha detto che Milano-Sanremo è come un'opera
Certamente è una corsa stupenda, sia per la sua lunghezza, sia per il percorso che è chiamata a fare, e poi soprattutto questi ultimi 30-40 chilometri molto belli, perché percorrono il mare, le salite, discese, quindi uno che riesce a controllare bene la gara e poi sceglie il tempo per scattare, per scendere e vincere, certamente una vittoria alla Milano-Sanremo è proprio un'opera d'arte. E credo che Cavendish possa essere uno dei favoriti, okay, come lo è stato già altre volte. Sì, sì. End of the season of 2008, we talked about my plans, and the managers, we were sat around the table and said, "Oh, what do you want to do next year?" I said, "I want to win Milan San Remo. I think I can win it." And Eric Zahr was like, "You know, it's hard. I don't think anybody really believed I could do it." And I was like, "That's what my winter's going to be based around, is preparing for Milan San Remo." And I was lucky; everyone got on board, and we went and we trained there the weeks before. We did the climbs day after day. We did the last 100K a few times, you know. And Eric had just retired, so he was still fit, you know. And we went up, and me and him were going. We started to go faster and faster and faster. This was on Cipressa, and then I looked at him, and I just went. And I did the rest on my own, and I think that's the moment I knew I could win, you know. Pastor Don Piero zei het al. De afdaling van de Cipressa is gevaarlijk. Haarspelden en onverwachte bochten worden op hoge snelheid genomen. Als je Milaan-Sanremo wilt winnen, moet je hier risico durven nemen. Nou, laten we hopen dat alles goed gaat in deze afdaling. Hier is het peloton bezig om met enorme snelheid de Cipressa af te dalen. Dit gaat hier ontzettend snel. Het zijn geen haarspelden, maar het zijn gevaarlijke bochten. Dit is een belangrijke plek. Tegen deze lantaarnpaal kwam Andrea Moletta terecht. Die gleed half van zijn fiets af en kwam echt, klapte heel hard tegen deze paal aan. En hier gaat Moletta. Oeh, oh, die doet zich pijn, zeg. Pook bleef ook liggen, zag er heel eng uit. Hier loopt het een beetje af en hier gleden destijds. Ja, ik geloof dat Thierry Marie erbij was, andere renners die gleden. Tegen de Van Roan, sommige gleden zelfs onderdoor. Zet van Hopsikee, Cornier, boom. Oh, 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 jongens. Heel, ligt hij er? Nee, die fiets ligt er wel. Waar is Cornier? Deze plek is ook de plek waar Jan Raas is gevallen. Viel over de rand heen. Zijn fiets lag ergens in de top van een van de olijfbomen. Hij lag zelf ook helemaal in de kreukels in de olijfboom. Het is een hele wilde foto eigenlijk. Ik weet dat die gemaakt is door Cor Vos, die op de motor zat, in een flits zag dat er mensen vielen. Zo heel snel volgens mij 1 of 2 foto's kon maken. En misschien pas later gezien heeft dat het Jan Raas was, want de koers ging natuurlijk door. Maar je ziet hier wel een hand van een man. Kennelijk is er iemand hier naar beneden gekropen, net zoals ik nu. En die heeft geprobeerd om Jan hier uit die takken weg te halen, uit die boom weg te halen. En hier aan de bovenkant, rechtsboven, zie je zijn fiets. Ik zie zijn stuur hier zo en zijn remmen. En hier een wiel. Ik ben aan het bellen met Jan Gisbers, ploegleider van Jan Raas in 84. Het is een hele rechte bocht. Die bocht wordt scherp in de gaten gehouden, ook door de ploegleiders. En het is echt een hele gevaarlijke bocht. Je moet de juiste snelheid hebben en op de juiste manier aansnijden, anders dan ga je eruit. Jan Raas heeft geen zin meer om over zijn carrière te praten. Maar ik herinner me nog vaag hoe hij in een vliegtuig werd geïnterviewd door NOS-verslaggever Jean Nelissen. Raas lag er slecht bij, op een rijtje vliegtuigstoelen. Ik ben naar boven gegezen door een paar mensen en later op een brancard. En ik heb een fiets boven in een boom zien liggen, dat was alles dan. En wat mankeert er nu aan? Ja, nou ja, ik heb overal bloeduitstortingen. Ja, een hele grote op mijn bel, maar het ergste is eigenlijk onder in de rug. Dus er zijn foto's gemaakt, maar dat is eigenlijk heel moeilijk te zien op een foto. Ik heb dat in het verleden ook al meegemaakt. En ik weet niet hoe dat afloopt. Inmiddels was op de Tourradio nieuws verspreid dat Jan in het ravijn gevallen was. Maar dat het meeviel toen
gebroken rugwervels. Dat was in een beetje gebrekkig hospitaal gelegen daar in Sanremo. Ik wilde zo vlug mogelijk weg. Het heeft ontzettend veel problemen gekost. Gisteren is verschrikkelijk in de weer geweest. En, nou ja, hoe we hier in het vliegtuig terechtgekomen zijn, dat mag ook al een wonder zijn. Maar ik ben er nu en ik ga nu zo vlug mogelijk naar mijn eigen ziekenhuis, naar mijn eigen dokter toe. En zo vlug mogelijk onder behandeling, want ik ben nog niet eens gewassen sinds gisteravond na de koers. Dus. Ja, ik denk dat was het einde van zijn carrière. Want hij heeft vandaan nog wel geprobeerd te rijden, maar hij zegt ik mij dan. Ik heb zo'n pijn in mijn rug. Na 50 kilometer al is dat best onhoudbaar. Ja, toen is hij, ik denk dat hij in mei of zo gestopt is met heel erg. Dit is de Poggio, de laatste helling in de race, op luttele kilometers van de finish. Het is de plek waar het tempo nog verder wordt opgevoerd. Het bergje ligt sinds de jaren 60 in het parcours om de race nog zwaarder te maken. Hier, bij deze kassen, wordt vaak aangevallen. Het is een link stukje. Dat weet ook Filippo Pozzato, een volbloed Italiaan met een leeuwenhart. Mooie kop, niet vies van machismo en uiterlijk vertoon. Pozzato finishte in Sanremo in 2006 als eerste. Pozzato gaat. Die gaat het halen. Pozzato gaat het halen. Pozzato, jongen, wat doe je? Pozzato. Kom op, man. Pozzato, gaat hij volhouden, Pozzato? Hij haalt het, dat is werkelijk. Pozzato voor Kentucky. Pozzato had zichzelf bij winst altijd een Ferrari beloofd. Daarmee rijdt hij nu tegen de fietsrichting in de Poggio op. Che bella macchina. Grazie. È lo stesso del 2006? No. Due ancora. Due ancora? Sì. Ma perché? Tutti gli anni nuovo? È un modello nuovo, sì. Sì? Sì. C'è la prima 430, poi 430 scuderia, questo 458. Ah, ok. Molto buona. Grazie. Pozzato fietste de afgelopen maand 3 keer per week de Poggio op als training. Normaal raast hij langs de kassen. Vandaag stapt hij eens binnen. Quando passa di qua, puoi pensare a Fiori? In allenamento è più facile pensarci, in corsa è difficilissimo, sì. Specialmente quando passiamo qua, perché sono gli ultimi 10 chilometri, è la fase più importante della corsa. Sì, sì. Questo è il pezzo più importante della corsa, perché qua, quando l'ho vinta io, siamo partiti qua. È il pezzo più difficile, dove tutti quanti attaccano qua nel finale. Sì. Per me è una corsa che ho sempre sognato quando ero bambino ed è sempre una cosa particolare, anche perché è molto difficile da interpretare, perché è facilissima come corsa, però è difficile da vincere perché ci sono 50 corridori che possono vincere. Però sicuramente saremo il primo grande obiettivo di quest'anno per me, insieme a Fiandre e Roubaix. Sono sempre quelli, però è possibilissimo sicuramente di vincerla, se no non ce la poniamo neanche come obiettivo. Primavera, perché comunque quel periodo lì si apre veramente la stagione della primavera col sole, quindi fiori, Sanremo, è tutto un mix di cose che si unisce, perché comunque c'è l'inizio della primavera vera e propria. Per me, al di fuori del ciclismo, è una stagione che è bella perché, come ti dicevo prima, dove i fiori fioriscono, sbocciano, e anche per l'uomo c'è un qualcosa di più, c'è un cambio, si risveglia un po', diciamo, anche l'uomo, quindi è attratto un po' più da tutte quante le cose, dalle belle giornate, dalle belle donne, da tutte queste cose che ci sono, che con la primavera, come si dice da noi in Italia, si risveglia tutta quanta la voglia che magari è rimasta in letargo, tra virgolette, in inverno. Uh-huh. E che è la differenza di una donna in inverno e in primavera? Ma che... che in primavera si risvegliano tutti gli ormoni, la donna comincia a vestirsi un po' meno e quindi è molto più... Sì, sono ormoni?
Sì, sicuramente, c'è un cambio ormonale sicuramente con la primavera, no? E questa cosa si sente, perché fin da quando siamo bambini, anche a scuola ce l'hanno sempre detto che c'è un risveglio da parte di tutto quanto, da parte dell'uomo e anche da parte della donna, quindi io penso sia una delle stagioni più belle, almeno per quanto riguarda me, la primavera e l'estate sono le due stagioni più belle che più mi piacciono. Sanremo una volta era considerato il giardino d'Italia, sì, con i fiori, tutto, sì, quanto. Oggi come oggi è rimasta questa patina, questa idea ancora, però la realtà è ben diversa. Sì. Voi abbiamo visto tutti i fiori. Certo, voi avete visto tutti i fiori da questa parte, però è l'ultimo anno che questa serra sarà in funzione. Dall'anno prossimo sarà vuota come vuota questa serra. Ma perché? Perché? Perché è molto semplice. Praticamente i costi sono molto più alti di quanto noi riusciamo invece a incassare. Praticamente sono fuori mercato. Per noi è finita. È vero quello che dice il signor Bruno, che comunque si vedono le serre, ma non si vedono più i fiori come poteva essere da piccolo. Io ricordo quando sono venuto qua le prime volte, quando ero bambino, si vedevano tutti questi fiori colorati e tutto. Adesso si vedono tante serre abbandonate. La serra ormai è ridotta così. Non c'è più, è finita, è finita. In Italia la crisi si sente da un bel po' e purtroppo, come diceva lui, la gente non si rende conto del dramma effettivo che c'è qui a Sanremo col discorso dei fiori, col discorso delle serre e in altri posti d'Italia con altri posti dove si viveva per un altro tipo di lavoro. Quindi bisognerebbe veramente cercare di fare qualcosa, però purtroppo... E queste erano serre mie, non c'è più niente. Guardate pure dall'altra parte, vi rendete conto. E noi altri, i nostri politici, continuano a giudicare il nostro territorio come un territorio privilegiato, mentre invece siamo in piena crisi. Per noi Milan Sanremo è una grande festa. Per noi niente. Ma quando durante Milano Sanremo Filippo Pozzato passa di qua, che dice? Ah, viva Pozzato, speriamo che vinca. Ok, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Mille. Denk je de gele mannen met ijzel hier op kop voor Cavendish, met gele shirt, onthoud het. 10 kilometers before the climbs, it's like a bunch sprint. Can you imagine every bunch sprint, every climb you turn right onto the climb? And that right hand corner, imagine is a finish line is a corner. So it's kind of crazy, you know? You got maybe 50 guys arrive at Poggio, and all of those 50 guys want to be in the same position, which is at the front, you know? And in 2009, I had two guys for every, for Lemani, then for Cipressa, and then, well, I had only George for Poggio, but for Lemani and for Cipressa, I had two guys leading me out to each one, you know, and like a full-on sprint. And daar Kevin is in die gele trui, kijk hem zitten. Dat steile stukje van de Poggio. Misschien krijgt Cavendish of Pozzato dit jaar een paar zoenen van Valentina Recanati. Ze is rondemis, maar fietste zelf vroeger in het vrouwenpeloton. De klim over de Poggio kent ze nog van vroeger. Ho iniziato a correre a 6 anni. Ho vinto titoli italiani, regionali e provinciali. Ho portato anche la maglia azzurra da juniores. Io ero un'attaccante nata, partivo da lontano e vincevo alla Tafi. A me piaceva molto Tafi, quindi era il mio idolo. Qui da piccolina ero alla gara del paese e avevo appunto vinto la gara.
E la miss in questa giornata era stata mia mamma. Mi aveva consegnato lei il mazzo dei fiori e quindi ero ancora più emozionata perché poter vincere davanti ai miei genitori e davanti a tutta la mia famiglia è la cosa più bella del mondo. È una miss per chi come me sente la gara, osserva, guarda la televisione, guarda tutto il movimento, si informa sullo stato della gara. Poi vedere questi ragazzi che arrivano sul podio ancora emozionati mi fa capire molto di più la loro fatica quando li premio e gli consegno i fiori. E poi vedere negli occhi dei corridori. Sì, sono sempre occhi lucidi, sempre, dal primo al terzo classificato, sempre. Lucidi con le lacrime, sono contenti ed emozionati e stanchi. Questa è stata la mia prima premiazione al giro di Cavendish in maglia rossa. Ci faceva lasciare al freddo ad aspettarlo, però vabbè, è un velocista, è lui il campione e questi sono gli scherzetti che ogni tanto ci faceva. Diciamo che la parte più dura poi è stata quando a 20 anni ho deciso di smettere di correre perché mi mancava. Ma perché? Poi avevo deciso di iniziare l'università di ingegneria edile e quindi non riuscivo più a conciliare le due cose. Se fosse per me pedalerei tutta la vita e se potevo farlo per lavoro sarebbe stato molto più bello. Sul podio ci salgo sempre, quindi, o in centro di lato, è sempre una conquista. Daar rijdt Cavendish met 2.13. Is Cavendish al helemaal naar voren gereden? Ja, daar is hij al. Och, jongens toch. Cavendish zit uitstekend. Normally, when somebody's won San Remo, nothing at all has happened. They've eaten exactly at the times they're meant to eat. The team's come off exactly how it's supposed to come off. And everything's technically and physically worked exactly how it's supposed to do, you know? It can come down to centimetres after 300 kilometres, and that means every single decimal point of a percent comes into play in that race. Dit is zoals wielrenners jarenlang zijn geëindigd op de Via Roma. En dan stopten ze hier zo en dan was hier ongeveer de finish gelegd. Hier eindigde Milaan San Remo. Er was er één hele bijzondere plek, dat was dit balkon. Dit hele oude stenen balkon. Daar woont al jarenlang een familie. Die hebben misschien wel 30, 40 aankomsten gezien vanaf een soort VIP-tribune avant la lettre. Io sono venuto qui a vedere dal 67, l'ho quasi visto tu. Abbiamo queste foto del finale. Ecco. Ma non ci vedo, io sono lì può vedere. Ok, ma Robai? Eddie Merckx? Ah, è lui, sì. Sì. Ha vinto tante volte. È stato un grandissimo campione. Sì. Forse è il più grande campione del ciclismo, ma più di Coppi e di Compagnia Bella. Sì. Ho visto due volte che aveva vinto, sì. Poi per levarlo dalla folla facevano andare giù dentro il portone, c'era la sedia, si sedeva, si cambiava un po', sì. Che la gente diminuisse e poi... E ha parlato con Merckx? No, parlato no, perché non ti facevano neanche avvicinare. E sopra c'è della gente, qua. Sì, eh? Lo so. Ci sono tanti, eh? Ma chi? C'era l'arrivo, venivano gli amici, se ci mettevano loro. Non è peccato che ora
il finish è a lungomare. Sì, l'ho portato là. Ma perché? Perché l'ho chiuso lì la strada, no? Che ci sono senso unico qua così. Perché ci abbiamo tutte le persone che vanno dove c'è un potere, il sindaco. Poi... Mm-hmm. Vogliono fare delle cose diverse per, secondo me, per farsi credere che sia più fuori. E cent'anni che arriva qua e lasciala lì. Cosa la sposti 20 metri perché per un'ora blocchi il traffico a Sanremo, la gente si lamenta. Ma può darsi, perché l'anno scorso qui hanno fatto i carri qua fioriti, sono passati di qua. Può darsi che possano fare anche di nuovo lo stesso quello, no? Perché insomma hanno fatto i carri. Sarebbe meglio qua. Ma è meglio, ma se sto zoccarato di sindaco da tutto, per dire. È deciso, hanno deciso così. È deciso loro. I don't know what it's like for other people, but the closer you get to the finish, the more you can kind of get out yourself, you know. Ja, Cavendish in vierde positie. Wie gaat Cavendish kloppen? Wie Cavendish klopt, moet toch winnen. Kijk nou toch, de oude trouwe Hinkepierkop. Daar komt rechts Heusler met de mannen. Heusler en Husshoff. Nu al. As we came out, they swarmed. Julian Dean came and he kind of blocked me in. And I panicked a bit. I saw Heusler go. Komt het laatste 200 meter. Heusler op kop. Heusler op kop. Heusler ver uit op kop. Then a gap opened and it was far too far out. It was still like 500 meters out. And you could see everyone kind of freewheel. You know, who's going to take it on? The thing is, if you take it on from that far out, you're going to get passed, you know? But Hauser was so far ahead at that point that, I don't know, it was a case of pushing all your chips into the table. Hauser Cavendish. If we don't go after him, he wins anyway. Sure. So it's worth risking everybody coming past you. It's worth me risking everything to try and catch him and not. He was far ahead, you know, but as soon as I saw a gap, I just had to go and just kept going. And I was lucky that I did go at that moment, you know. Even though it was a matter of centimeters, you know when you've won. You know the difference between win and lose. And I know when I've lost sprints before by less than that, you know. And I knew that day I'd won. I think there's three times in my professional road career that the significance of the race I've won has hit me, you know. The first time I won a Tour de France stage, when I won the World Championships, and that day in San Remo, they're the three times that, as I cross the line, the significance of the actual event that I've won actually comes to mind. And Eric came and we just worked, Eric Szabo, we'd worked so closely the weeks before about it. He'd given me all this secrets. Like, he's won it five times, I think. He told me everything that he knew, you know, and it really took it a year or two off how long I needed to learn to win it, you know. It's a race that really does take a technique to learn. You have to learn how to race that race, and I had the best teacher in the world at it, and that's how I was able to win on the first attempt. Na bijna 300 kilometer zit Milaan-San Remo erop voor de renners. Hier aan de kust komen ze op adem. Met doodvermoeide benen, misschien nog snel even een pasta opslurpen. Met verse vongelen uit zee. Het nieuwe seizoen is definitief ingeluid. Een seizoen van hoop. Een seizoen van hard werken. Het lichaam afpeigeren, tot de grens gaan. Een keertje erover misschien. Ach, het hoort er allemaal bij. Ik zei toch, fietsen, dat is als het leven zelf. En nu, rijden peloton, rijden. Vai, corridori. Bye.